Allora, io torno in diretta da Kiev, da un sotterraneo, con Valerio Nicolosi che ci sta raccontando minuto per minuto quello che accade. L'abbiamo visto per strada all'inizio della puntata, si sono rifugiati in un sotterraneo, ci sono con lui moltissime persone, moltissimi civili ovviamente, e in tutto questo, lo dico anche per Valerio, le agenzie che mi arrivano sono che i leader dell'Unione Europea faranno stasera un accordo sulle sanzioni sempre più pesanti nei confronti della Russia e che il Cremlino ha annunciato che sarà Putin a stabilire la durata dell'operazione militare in Ucraina, che proseguirà per il tempo necessario. Insomma, diciamo che più che una guerra questa, faccio fatica. Valerio, prego. Cercando di seguire un po' gli aggiornamenti, e in questo pochi minuti fa hanno bombardato un altro aeroporto più piccolo, sempre vicino Kiev. È chiaro che la morsa nord-sud, tutti si aspettavano l'attacco da est, e invece l'attacco da est non è arrivato, comunque in forma minore, e da quanto insomma sto vedendo sembra che la strategia russa sia quella di prendere da nord e da sud e puntare verso Kiev. Fonti ci dicono che dal Donbass truppe ucraine stanno venendo verso ovest, anzi sud-ovest, quindi verso la Crimea, dove appunto si aspettano comunque un fronte. E qui, ecco, vedo, non so, colleghi che vanno di corsa, insomma, vabbè, diciamo che c'è un po' di nervosismo ovviamente. Sì, e comunque noi in questo momento siamo qui dentro, non possiamo uscire, ci sono molti civili, c'è il personale, ma ci sono anche bambini, ecco, vedo una famiglia arrivata in questo momento, addirittura con dei cani e una bambina, perché insomma le persone poi erano a Kiev per diversi motivi. Oggi, guarda, stiamo vedendo la famiglia che entra, guarda, con i pacchi. Ho incontrato un signore che era il suo compleanno, dice: ma io ero in vacanza qui, dico, forse era il posto sbagliato per festeggiare. Però ecco, diciamo che questa è la condizione, appunto, non siamo solo giornalisti e non c'è solo... Ovviamente non ci sono gli eserciti, ma ci sono tanti civili in mezzo, e questo è il problema. Valerio, ti ringraziamo moltissimo, ti aggiornaci tutte le volte che puoi, tanto noi siamo qui ancora a lungo. Grazie delle notizie che ci stai dando. Allora, in tutto questo, la NATO dice che dispiegherà ulteriori forze sul fianco est dell'alleanza e aumenterà la capacità dei contingenti di terra, acqua e aria. In tutto questo, ahimè, la nostra borsa di Milano ha toccato il meno 5%, aveva aperto malissimo questa mattina, aveva fatto un piccolo recupero, ora siamo al meno 5%, il titolo Unicredit è a meno 11%, insomma queste sono le conseguenze della guerra, come ricordava Friedman. C'è Conte in diretta.